Ciao ragazzi, benvenuti nel secondo appuntamento dei nostri video su bigodino.it. La scorsa volta abbiamo parlato di quello che riguarda la pelle, quindi come riconoscere la tipologia della pelle che abbiamo e quali creme acquistare ed utilizzare per appunto la tipologia, la diversa tipologia di pelle che abbiamo, come scegliere la crema più adatta. Quest'oggi invece voglio parlarvi dei primer. Piano piano cercheremo di affrontare un po' tutti gli argomenti per quello che riguarda il trucco e questo è il primo appuntamento, quindi sempre per quanto riguarda la base. Dopo la crema viene il primer. Allora, i primer solitamente sono primer siliconici, quindi non sono adatti all'utilizzo quotidiano. Il primer si utilizza in occasioni particolari dove vogliamo un incarnato perfetto, una pelle di porcellana, una lunga durata del make-up e quindi andiamo ad utilizzare come base anche un primer. Non sono consigliati per un utilizzo quotidiano perché essendo a base siliconica comunque a lungo andare occludono i pori della pelle e portano magari imperfezioni, fastidi, irritazioni, quindi comunque non sono adatti a un utilizzo quotidiano. Primer ce ne sono per le labbra, per gli occhi e per il viso. Perché si usa un primer? Si usa un primer per uniformare per esempio la palpebra, oppure uniformare la pelle del viso e quindi non evidenziare rughette, pori dilatati. Essendo a base siliconica vanno a riempire appunto i pori dilatati, le rughette e quindi danno una superficie uniforme e liscia sul quale poi andare a mettere per esempio il fondotinta. E quindi dare un effetto molto più tirato, molto più uniforme, senza imperfezioni. Inoltre servono a far durare di più il trucco, per esempio far durare di più un trucco occhi, o il fondotinta, oppure il rossetto. Ed i primer possono essere trasparenti o correttivi, quindi colorati. Vediamoli nel dettaglio. Primer trasparenti, sia occhi che labbra che viso, servono principalmente a uniformare la texture della pelle e quindi avere una pelle più liscia, più uniforme sulla quale andare a mettere poi il fondotinta e per far stendere meglio il fondotinta e farlo durare più a lungo. Primer colorati invece possono essere sia per gli occhi, per esempio possono essere perlati e quindi dare un effetto più pearlescente, oppure per esempio per labbra possono essere color carne e quindi dare un effetto come di cancellazione delle labbra, per mettere poi magari sopra un rossetto nude o per andare a correggere la forma delle labbra e quindi andare ad annullare il colore che c'è al di sotto. Per il viso possono essere primer colorati, quindi per esempio giallo per andare ad eliminare le discromie del viso, soprattutto i rossori, oppure possono essere lilla per andare ad illuminare un incarnato spento, possono essere leggermente verdini, ma il correttore verde in realtà è ancora un'altra cosa, però esistono primer verdi che servono anche lì per eliminare il rossore della pelle, esistono primer più siliconici oppure esistono primer più leggeri a seconda se avete una pelle grassa, una pelle secca, una pelle segnata dal tempo, quindi con rughe. Ci sono diverse poi tipologie di primer, magari all'interno della stessa linea, per esempio la Smashbox ha più primer a seconda delle esigenze. Possono essere primer illuminanti, quindi pearlescenti anche per il viso e quindi dare un effetto più fresco, più naturale, o primer matificanti per un effetto totalmente matte. Per esempio, per gli occhi, il famosissimo Urban Decay, di quelli che conosco io, lo Shadow Insurance, oppure qualcosa di più economico, cioè I Love Stage di Essence. Per le labbra ho provato i Lip Base di Kiko. C'è anche della MAC, molto buono. Per il viso mi trovo molto bene con questo qui che è di The Body Shop e al Tea Tree Oil. In realtà nasce come un trattamento per i pori al Tea Tree, che quindi è anche disinfettante, ma io lo uso come primer, mi trovo benissimo. O economico c'è anche il base di Essence, c'è di Catrice, c'è di Dior, c'è di Urban Decay, Smashbox, ci sono veramente di tutte le marche i primer.
Per quanto riguarda invece un altro tipo di primer, però in qualche modo è un primer inverso, quindi un finishing per il make-up, che serve per bloccare tutto il make-up che abbiamo realizzato e farlo durare quindi a lungo, mi sembrava magari opportuno inserirlo in questo video perché più o meno dal primer che fa da base a questo che fa da chiusura ci possono servire nello stesso senso. Quindi far durare di più un trucco e dare un aspetto più come Photoshop, no? Quindi più perfetto alla pelle. E sono i finishing spray. Io in particolare ne ho due. Questo della nebbia fissante della Neve Cosmetics, che è, come sapete, la Neve Cosmetics fa prodotti naturali, vegan e bio. Quindi per chi vuole qualcosa di più leggero, questo è un ottimo finishing spray, protettivo per make-up, quindi lo fa durare più a lungo, rinfresca, dà un effetto più uniforme e assorbono anche quelli che sono magari la polverosità se abbiamo esagerato troppo con la cipria. Mentre quest'altro della Urban Decay, la Urban Decay ne ha tre tipologie, questo è l'All Nighter ed è un setting spray long lasting per far durare di più il trucco, con questo mi trovo molto molto bene ed è appunto della Urban Decay, ma ne esistono anche qui di tanti altri marchi. In Italia non ce ne sono tantissimi, ma in generale si possono trovare comunque varie aziende che producono questi setting spray. Spero che questo video vi sia stato utile e vi rimando al prossimo appuntamento su biodino.it. Ciao!